Questo programma è offerto da Ennesima tragedia sulle strade. A perdere la vita un giovane di 21 anni, Litterio Russo. L'incidente è avvenuto alle ore 21:30 in via Ernesto Basile. L'auto, una Toyota Yaris, si è schiantata violentemente contro un albero. Le cause sono ancora da accertare. Il ragazzo, che viaggiava in direzione Piazza Indipendenza, non ha retto l'impatto e dopo pochi minuti ha perso la vita. Sul posto sono serviti i vigili del fuoco per estrarre il corpo della vittima dalle lamiere del veicolo. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dalla polizia municipale. Seguono aggiornamenti. Potrebbe essere solo allarmismo o forse no. Accade su una spiaggia di Trappeto, in località Cesarella San Cataldo, distante circa 2 km dal fiume Nocella. Sulla costa in questione sono stati trovati numerosi detriti, muri di villette costruiti a ridosso della spiaggia, crollati per via delle mareggiate invernali, copertoni di camion e altri tipi di rifiuti scaricati illecitamente. Tra questi ci sarebbero dei tubi abbandonati di cui non si conosce la natura del materiale. È proprio per questi tubi che si richiede l'attenzione da parte dell'amministrazione comunale. Pare che siano stati abbandonati su quella spiaggia più di 3 anni fa, dopo evidentemente una ristrutturazione e di conseguenza un abbandono non consentito. A segnalare tale situazione è stato un nostro telespettatore, che qualche giorno fa ha visto alcuni bambini aggirarsi proprio intorno a quelle tubature. 5 fanciulli messi a cavalcioni che giocando hanno poi frantumato uno dei tubi. Potrebbero essere semplicemente di cemento, ma per alcuni è certamente amianto, il materiale che ha la capacità di rilasciare fibre potenzialmente inalabili dall'uomo e quindi pericolose tanto da causare malattie. Perché quei tubi sono finiti lì? Chi dovrebbe provvedere alla rimozione di tali detriti? E infine, sono o non sono tossici? Se fossero davvero fatti del fatale materiale, l'amianto, sarebbe un rischio sia per chi ha smantellato e trascinato su quei litorali detriti, sia per gli abitanti della zona, nonché i bagnanti ignari del pericolo. Il problema però rimane per l'incessante abbandono di rifiuti di ogni genere nei posti meno in vista dei paesi. Adesso si attendono risposte sulla natura dei materiali e si spera in una ripresa della zona. L'etimologia della parola inchino sottolinea come inchinarsi sia un atto di ossequio, un atto che dimostra un sentimento di profondo rispetto, e tutto questo sin dalle civiltà più antiche. Oggi il suo significato prende una connotazione negativa, perché oggi questo gesto si veste dello sdegno che solo la mafia può creare. Oppido Mamertini, in Calabria, religione e mafia si sono mescolati durante l'ultima processione della Madonna delle Grazie, quando tutto il corteo si è fermato sotto la finestra dell'abitazione di Peppe Mazzagatti, anziano capocosca locale. Un inchino, quello al boss, che ha suscitato sgomento e tanta, tanta rabbia anche tra i presenti. Dunque a nulla è servita solo 15 giorni fa la scomunica di tutti i mafiosi da parte di Papa Francesco, che si è definito più volte intollerante verso il mondo sconcertante della mafia. Intanto, su questa deplorevole vicenda, la DDA ha deciso di aprire un'indagine. Un ponte fra Ravanusa e Licata, lungo la statale 626, è crollato ieri mattina per cause ancora in fase di accertamento. 2 auto sono precipitate di sotto, altre vetture sono state coinvolte in incidenti a catena, nel tentativo di arrestare la marcia. Sul posto hanno operato carabinieri, polizia e vigili del fuoco. I feriti non sarebbero gravi. You sexy, sexy dancer. Thank you.
ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada. Alessandro accetta impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Accetta, è un'idea illuminante. Manhattan Coffee & Drink, il locale giusto dove puoi trascorrere le tue serate in allegria. Da lunedì alla domenica ogni scusa è buona per raggiungerci al Manhattan. Puoi divertirti insieme a noi tuffandoti nelle allegre serate a tema del lunedì. O esibirti in divertenti performance canore con il karaoke. Il sabato puoi scatenarti con le serate disco o gareggiare con i tuoi amici al quizzone della domenica. Non hai più scuse, ti aspettiamo al Manhattan. Dopo aver deciso di sposare il motto chi va piano va sano e va lontano, continua la telenovela della rete tranviaria di Palermo. Grandi progressi sono stati fatti lungo la linea 1 Roccella Stazione Centrale. È iniziato infatti l'assemblaggio nel tratto lungo Corso dei Mille e Piazza Scaffa delle prime pensiline situate in prossimità di ogni singola fermata. Il progetto prevede che ognuna delle suddette dovrà essere ben illuminata e dotata di sistema di sicurezza, oltre che di distributori di ticket, autoparlanti e totem informativi contenenti gli orari di arrivo dei mezzi. Intanto, nessun palermitano dimentica la promessa fatta dal sindaco Orlando riguardante il prefunzionamento della stessa linea 1 in concomitanza del festino di Santa Rosalia, anche se, come ha precisato lo stesso Orlando, le prime carrozze viaggeranno senza passeggeri, in quanto ancora in fase di collaudo, al puro scopo di dimostrare ai palermitani che il tram sarà sì una realtà concreta per tutta la città. Non è riuscita ad accettare la separazione sentimentale con l'ex moglie, dopo anni di violenza e maltrattamenti ricevuti tra le mura domestiche. Una decisione presa nei peggiori dei modi dal marito, che dal momento della separazione ha cominciato a perseguitarla e a minacciarla. Protagonista un quarantenne di Borgetto, che è stato arrestato nei carabinieri della compagnia di Partinico per stalking nei confronti dell'ex moglie. Lo stalker si sarebbe presentato a casa della consorte, pare che non vivessero più sotto lo stesso tetto, e l'avrebbe minacciata per passare poi alle mani. È stato necessario l'intervento dell'ambulanza del 118, che ha trasportato la vittima al pronto soccorso di Partinico, dove le sono state prestate le dovute cure mediche. Per l'uomo sono scattate le manette. È stato condotto al carcere Ucciardone di Palermo, a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Ben tre opere abusive realizzate nel mese di giugno sono state registrate dal comune di Cefalù e segnalate agli ufficiali agenti della polizia giudiziaria, i quali hanno emesso ordinanze di sospensione. I dati sono stati trasmessi al procuratore della Repubblica di Termini Imerese, all'assessorato regionale territorio e ambiente e al ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite della prefettura di Palermo. Nel primo caso si tratterebbe di opere edilizie realizzate in assenza di autorizzazione, per il secondo invece si tratta di accorgimenti ad un prospetto, precisamente di 12 bombature presumibilmente in cartongesso contenente impianto elettrico. Nella terza opera edilizia, infine, secondo il comune cefalodese, ci si trova davanti ad opere edilizie consistenti in aperture di piccolo foro nel prospetto, divisione unità immobiliare, cambio destinazione d'uso, modifica degli spazi interni nonché di modifica del prospetto esterno. Nulla di eclatante, ma pur sempre un comportamento che sarà soggetto, almeno secondo prassi, a provvedimenti tradotti in sanzioni nei confronti di questi furbetti dell'edilizia. Il comune di Bagheria comunica che al momento sono stati sbloccati fondi per il pagamento dei compensi per i componenti dei seggi elettorali relativamente alla sola giornata delle elezioni svoltasi in data 25 maggio 2014.
Gli interessati potranno recarsi già da oggi presso la tesoreria comunale al Monte dei Paschi di Siena, indicando il numero della sezione dove hanno svolto la funzione di scrutatore. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Alessandro accetta impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Accetta, è un'idea illuminante. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici. Ma anche animazione, con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Lo slalom di Castelbuono, alla fine a trionfare, è un outsider. Si tratta del 26enne figlio d'arte Giuseppe Castiglione, pilota originario di Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani. Castiglione era al suo debutto nella competizione, ma ha sbaragliato la concorrenza mettendosi dietro piloti ben più esperti di lui. Questa è dunque la sua quarta affermazione in carriera, la seconda stagionale dopo la Coppa Città di Partanna. Giuseppe Castiglione, grazie ad una strepitosa terza manche sulla sua Ghipard celeste, ha chiuso la propria prestazione con il tempo di 150,68 punti secondi, precedendo per più di un secondo e mezzo il palermitano nativo di Marineo, Fabrizio Mini, designato come uno dei favoriti alla vigilia. A completare il podio ci ha pensato un delusissimo Mimmo Polizzi, il forte specialista di Adrano in provincia di Catania, in trionfo nelle ultime tre edizioni dello slalom Città di Castelbuono. Dal 2011 al 2013 non è andato al di là di una terza piazza a 2 secondi e 8 dalla vetta. Sono davvero felice per questo risultato a dir poco straordinario, il commento finale di Giuseppe Castiglione. È andata bene, ho dato il massimo fino alla fine, pur al cospetto di avversari tosti. La calda estate e le robuste onde del mare porteranno sulle coste della romantica Sant'Elia, da mercoledì 25 giugno, le Voci del Mare, un concorso canoro patrocinato dall'ACAS, Associazione Culturale Arte e Spettacolo, e dall'emittente televisiva Canale 8. La competizione avrà luogo presso il chioschetto del Belvedere di Sant'Elia. Partecipare al concorso è semplice, basta compilare il modulo di iscrizione o in alternativa basterà collegarsi al sito ACAS www.artespettacolo.it ed effettuare l'iscrizione online sull'apposita area Iscriviti al concorso Voci del Mare. La quota di partecipazione è di 20 euro. La competizione sarà suddivisa in diverse fasi, una prima di eliminazione dove i concorrenti iscritti avranno diritto a tre esibizioni durante le quali verrà attribuito un punteggio da parte di una selezionata giuria. Solo 30 saranno i concorrenti che si guadagneranno i quarti di finale, che prevedono una sola esibizione con lo stesso criterio della fase precedente, ma questa volta solo in 15 passeranno alla semifinale. Il gran finale vedrà esibirsi i 5 migliori concorrenti e avrà luogo negli studi televisivi di Canale 8, rigorosamente in diretta televisiva sul canale 611 del digitale terrestre. Una competizione all'ultimo SMS, infatti saranno proprio i telespettatori che potranno esprimere la loro preferenza con un voto parziale della giuria.
Ricchi premi in palio. Al terzo classificato spetterà un'intera giornata all'interno di un villaggio turistico. Al secondo un mese di lezioni gratuite all'interno dell'Accademia Arte e Spettacolo dell'ACAS. E al primo classificato andrà la possibilità di incidere in uno studio di registrazione un brano con la realizzazione di un videoclip. Un'estate all'insegna della buona musica, dunque, per rinfrescare una lunga estate caldissima. Questo programma è stato offerto da Buongiorno amiche ed amici di ilmeteo.it, previsioni per martedì 8 luglio. Il ciclone Gea continua a portare temporali al nord e su parte del centro, mentre al sud splende il sole. Ecco il dettaglio: al nord molto nuvoloso ovunque, con temporali diffusi sulle Alpi, Prealpi, pianure a nord del Po, fenomeni più deboli sull'Emilia Romagna nel pomeriggio e in serata peggiora ulteriormente al nord-est e anche in Emilia Romagna, con precipitazioni forti e temporalesche. Prestare attenzione ai fenomeni localmente intensi. Passiamo alle regioni centrali, il cielo risulta parzialmente nuvoloso su gran parte dei settori, ma piogge e anche dei temporali interessano l'Alta Toscana, per poi dirigersi verso l'Umbria e gli Appennini più settentrionali. Bel tempo in Sardegna e altrove. Raggiungiamo il sud, dove il sole domina a tutte le regioni fino al tramonto, salvo una parziale nuvolosità. I venti soffiano moderati o forti dai quadranti occidentali sul Mar Tirreno, meridionali sull'Adriatico e con rinforzi su tutti i nostri bacini. Temperature previste per questa giornata minime che non subiscono particolari variazioni, se non qualche locale aumento, e saranno comprese, abbiamo visto, tra i 17 e i 24 gradi. Durante il giorno ci attendiamo un calo al nord con 17-25 gradi, 24-30 gradi al centro e raggiungeremo i 37-38 gradi al sud, come previsti a Bari città. Amici, la previsione si conclude qui. La depressione Gea si allontana molto lentamente dall'Italia, ma riuscirà ancora a portare dei temporali al nord. In quali zone? Scopritelo visitando il nostro sito, ma diffidate anche dalle brutte imitazioni, mi raccomando. Ciao! Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è l'8 luglio, si ricorda Sant'Adriano III Papa. Il nome Adriano deriva dal latino Adrianus, che significa abitante o proveniente da Atria o Adria, con riferimento alle odierne e antiche città di Atri o di Adria, che si contendono anche l'onore di aver dato il nome al Mar Adriatico. Dice il proverbio: la parola ci incammina, ma è l'esempio che trascina. Sono nati oggi Angelica Houston, Donatella Rettore e Kevin Bacon. L'8 luglio 1776 viene mostrata per la prima volta al pubblico la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, con cui le 13 colonie britanniche della costa atlantica nordamericana dichiararono la propria indipendenza dalla madrepatria. Nel 1889 esce a New York il primo numero del Wall Street Journal, ancora oggi tra le testate quotidiane di maggiore diffusione negli Stati Uniti. Infine, l'8 luglio 1978, al 16° scrutinio, con 832 voti su 995, Sandro Pertini viene eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Augusto D'Aolio ha detto: ogni azione della nostra vita, anche la più piccola, è responsabile della bellezza o bruttezza del mondo. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762.
martedì 8 luglio. Ariete, giornata strana per tipi dinamici come voi, tutta incentrata sull'autoanalisi interiore. Una pausa di riflessione non può farvi che bene, non sottovalutate le esperienze già fatte e procedete senza cedimenti, mieterete consensi. Toro, umore ombroso con la luna in opposizione, a tirarvi su il morale famiglia e amicizie, che addolciscono la pillola ma non vi nascondono la verità. Maretta in coppia, ma è pura gelosia. Insieme da poco vi tocca dividere il partner con parenti e colleghi. Gemelli, la giornata è produttiva. Obiettivi ambiziosi diventano sempre più vicini, ma occorre selezionare meglio le idee. Troppe varianti vi confondono. La fase non sarà esaltante, ma avete delle carte da giocare. Ci sono in atto cambiamenti importanti. Cancro, cielo popoloso, la tensione nervosa c'è, ma la padroneggiate con il self-control e con la pazienza. Con il tempo, lo sapete, tutto si aggiusta. Le circostanze vi remano contro, avete sufficiente saggezza per non farne un dramma e non gettare la spugna. Leone, la luna in aspetto dissonante tira fuori i vostri lati più oscuri. Conoscere il lato ombra può procurare sgomento, ma è utile per il futuro. Ci sono giornate come queste in cui non si riesce a vedere la luce, ma sapete bene che domani è un altro giorno. Vergine, la luna nello scorpione rafforza le vostre qualità. Tenacia, serietà e senso critico. Perspicacia e ragione lavorano in team. La creatività fa faville. Non sottovalutate idee e intuizioni che potrebbero sorprendervi proprio quando meno ve lo aspettate. Bilancia, gli impegni si accavallano, ma oggi tutto scorre in armonia con una chance fortunata per un'attività o un progetto che promettono soddisfazioni. Sfoderate la grinta se avete delle ambizioni da soddisfare e soprattutto se ci tenete al posto di lavoro. Scorpione, sul lavoro siete a cavallo, tanto da trovare l'appoggio giusto per le vostre imprese. In amore qualcosa vi inquieta? Provate a parlarne nell'alcova. Carte e documenti importanti si volatilizzano e una serie di imprevisti vi fanno perdere tempo. Sagittario, la vostra anima così solare appare un po' messa in gabbia dalle circostanze, ma può essere un buon momento per attuare grandi cambiamenti. Probabile un inatteso sgravio degli impegni, per cui avrete del tempo a vostra completa disposizione. Capricorno, intuizione e logica vanno di pari passo. Scoprite ragioni finora incomprensibili, chiarite i dubbi e trovate soluzioni ai problemi. Siete nella condizione ideale per affrontare un esame, un colloquio o per proporvi per un incarico di rilievo. Acquario, il tempo vi tiene sotto assedio, ma voi, che ne sapete una più del diavolo, riuscirete a ingannarlo. Marte continua a regalarvi una marcia in più, progettualità intensa, ma per realizzare quello che avete in mente ce ne vuole, fatevene una ragione. Pesci, al lavoro tenete gli occhi bene aperti per non incappare in qualche gaffo imprevisto. Con Mercurio ostile, meglio non distrarsi, lasciate stare sogni e castelli in aria. Oggi è molto meglio tenere i piedi ben piantati a terra.